Allora, oggi il giro inizia da quel distributore, abbiamo lasciato la macchina lì, uscendo abbiamo preso a sinistra e ci siamo diretti verso questa fontanella. E adesso proseguiremo lungo questa strada. Dopo un chilometro a tutta questa serie di incroci si prosegue sempre dritto. A chilometro 2 bisogna mantenere la sinistra restando sulla strada principale che passa sopra l'autostrada. Al chilometro 2,7 alla rotonda proseguire dritti seguendo le indicazioni del Monte Soratte. E questo qui è il Monte Soratte, che sarà la nostra meta finale. Al chilometro 6 girare a destra su Strada della Crocicchia. Al chilometro 6 e 5 al bivio tenere la sinistra. Al chilometro 6 e 9 bisogna proseguire dritto e poi dopo 20 metri. Eccoli qui, a questo incrocio bisogna girare a sinistra. Al chilometro 8 a questo bivio prendere a sinistra. Al chilometro 9,5 a questo incrocio girare a sinistra. Qui, oltrepassando questa sbarra. Al chilometro 10,3 si incontra questa galleria, che sarà lunga 300 metri forse, e all'uscita della galleria si entra nella zona dei bunker del Soratte. Al chilometro 11,9 si supera questo cancello e si entra nella zona dei bunker. Chilometro 13 e 2, all'ingresso del paese di Sant'Oreste, bisogna girare a sinistra seguendo l'indicazione riserva naturale del Monte Soratte. Da qui in avanti ci aspetta una ripida salita per arrivare alla vetta del Monte Soratte. Beh, che dire, la salita è veramente ripida. Al chilometro 14,8 la cementata finisce sul piazzale dell'eremo di Santa Maria delle Grazie. Per proseguire si sale con la bici su queste scale. E una volta saliti si prende il sentiero a destra. E si prosegue per qualche centinaio di metri spingendo la bici sul sentiero pietroso. Fino a che al chilometro 15,1 non si arriva alla cima del Monte Soratte. Eccola qui di fronte a noi. In particolare questo è l'eremo di San Silvestro. Girandoci attorno, vede chiaramente che
Siamo proprio sulla cima del Monte Soratte. E questo è il panorama a 360 gradi che si gode dalla cima del Monte Soratte. Per ridiscendere si torna indietro dal sentiero dal quale siamo venuti. Chilometro 15,9 all'altezza di questa casetta si lascia la cementata e si prende il sentiero 202 che gira, diciamo, eccolo qui, percorso didattico Le Carbonare si chiama. Si tratta di un single track divertente, ma su cui occorre prestare molta attenzione perché è anche abbastanza tecnico. Al chilometro 16,6 il single track finisce e si prende la sterrata verso destra. Ecco, questa è la fine del single track e questa è la sterrata da prendere. Al chilometro 17,7 si supera quel cancello e si prosegue dritti verso Sant'Oreste. Al chilometro 18,2 siamo di nuovo a Sant'Oreste, esattamente nel punto dove siamo passati prima. E in questo caso prendiamo però verso sinistra e a quello stop poi gireremo subito a destra. Ecco, qui si gira a destra in discesa. Dopo 200 metri di strada in discesa si fa attenzione a questo cartello e si prende per via Giovanni XXIII. Dopodiché al bivio successivo si mantiene la destra prendendo la strada in discesa. Al chilometro 19 si continua in discesa. Continuando a scendere si gira attorno al cimitero, dopodiché al chilometro 19,7 si arriva a questo bivio dove si tiene la sinistra. Al chilometro 21,35 all'altezza di questo bivio girare a sinistra. Al chilometro 22,4 a questo bivio si prosegue a sinistra, località Pareti. Al chilometro 22,6 si lascia quella che sembra la strada principale e si prende a sinistra in discesa. Al chilometro 24, all'altezza di questo bivio, si prende a destra passando sotto al ponte della ferrovia. Al chilometro 25,100 a questo bivio tenere la destra. Al chilometro 25,8 proseguire dritti. Al chilometro 26,6 proseguire dritto. Al chilometro 27,2 si passa sotto al ponte dell'autostrada, girando a destra. 50 metri dopo il ponte si rincontra la strada che abbiamo fatto all'inizio del giro, la si prende a destra e dopo neanche un chilometro si torna al benzinaio dove abbiamo lasciato la macchina e il giro finisce qui.